Torniamo a parlare di volley, purtroppo di volley non giocati in questo momento, lo facciamo con Lucio Piazzi della Erm Group San Giustino, terzo tampone negativo, Lucio, giusto? Esatto. Dopo terzo tampone negativo, tutta la squadra è tornata, cioè non tutta la squadra, solo i negativi sono tornati ad allenarsi, mentre i ragazzi positivi sono ancora in casa a passare il tempo. Allora, correggimi se sbaglio, comunque in questo momento i ragazzi, anche se positivi, stanno bene, diciamo, non hanno sintomi importanti, no? Questo anche un po' Sì, per rassicurare. stanno tutti bene, i ragazzi positivi sono quasi tutti asintomatici e niente, Senti, speriamo che si Lucio, riprendano presto. volendo parlare di volley, no? Il Città di Castello è partito benino, Eh sì, ho letto alcune notizie, noi dobbiamo cercare di tornare in campo più forti di prima e di cercare di vincere tutte le partite e arrivare fino in fondo. Senti, Lucio, dovrete anche però convivere con un alleggerimento a causa Covid della rosa. È una rosa comunque importante quella del San Giustino, però ci sarà da tirar sulle maniche della camicia, dovrete vestirvi i panni, diciamo quelli degli operai, quelli che insomma dovranno portare la pagnotta a casa in tutti i modi, perché poi alla fine le altre giocano per vincere e diventa anche poi un problema recuperare. Anche perché dovrete comunque fare un piccolo tour de force per cercare di, no, recuperare le partite che in questo momento credo saranno tre nella migliore delle ipotesi, vi troverete ad affrontare. Esatto, noi dovremmo entrare in campo e cercare di giocare la nostra migliore pallavolo e di affrontare tutte le squadre come se fossero più forti di noi, ovviamente. Quindi è come se ogni gara fosse una finale, cioè conta Esatto. il risultato, punto, si vince e basta. Grazie Assolutamente. a Lucio Piazzi, ti auguro un buon lavoro, un gran in bocca al lupo e a risentirci a presto.